Finiti super, perché questi finiti nello specifico te li straconsiglio. E quindi se magari hai dubbi nell'acquistarli, oggi ti dico che cosa ne penso io. Iniziamo subito. Iniziamo con il finito, super finito, meraviglioso, che sono i biscotti di cui ti ho parlato l'altra volta. Anzi, nel video delle novità in cucina ti ho fatto vedere altre due tipologie di biscotti Galbusera, perché il signor Galbusera è impazzito e sta iniziando a fare dei biscotti meravigliosi. Finora, devo dire, io non li avevo apprezzato al massimo, ma da quando ho assaggiato questi e funziona così, quando qualcuno fa qualcosa che ti piace, aumenta la credibilità, aumenta la fiducia e allora la vuoi provare qualcosina. Questo mi riporta anche al fatto e alla consapevolezza che quando ricevo i vostri messaggi e leggo, Barbara, mi fido di te perché quello che tu hai consigliato e che io ho comprato è stato sempre una mega scoperta, è stato sempre soddisfacente. Questo perché quando fai dei contenuti che davvero possono essere di aiuto a qualcuno, anche la semplice condivisione di prodotti di uso quotidiano, le persone si iniziano a fidare di te, inizi ad avere credibilità ed è il motivo per cui questo mio canale di recensioni è composto solo da recensioni vere e oneste. Non ci si deve chiedere la pensi veramente così, perché se no non metterei la mia faccia nel video, in questo grande piccolo schermo. Questi sono dei super consigliati, esattamente come sono super consigliati i biscotti che ti ho fatto vedere nell'altro video. Andiamo veloce perché le cose sono tante. Ho finito e ricomprato, perché per il Black Friday era in sconto e ne ho comprati due, il meraviglioso mascara Maybelline Sky Height. Questo qua rosa che è stupendo. Perché? Perché ha lo scovolino morbido. Guarda, ha lo scovolino morbido, le ciglia rimangono morbide, le acchiappa tutte, le pettina tutte, non ti fa effetto ciglia finte. Se tu vuoi effetto ciglia finte, magari ti posso consigliare quello della Essence, quello fucsia. Questo è ciglia naturali. Vado in giro, di giorno, vado in ufficio, però voglio avere lo sguardo aperto. Questo è perfetto, 2 minuti, facile da indossare, facile da struccare, costa poco. E quindi io lo ricompro sempre. Ho finito il mio meraviglioso Essentio, l'ho ricomprato non per il Black Friday perché non era in sconto, ma l'ho ricomprato lo stesso. Purtroppo qua viviamo in un'isola e quindi Amazon non mi manda i profumi e quindi devo sempre cercare un profumo di un venditore terzo. Se tu sei isolano come me, capirai. Questo profumo lo usiamo da forse 10 anni, non ci stanca mai. Ce lo andiamo rubacchiando un po' tutti. E quindi se hai modo di passare dall'erbolario, annusalo perché ti innamori. Ho buttato, non che l'ho finito, ma ho buttato, anzi, ti faccio vedere quale può essere l'alternativa, e questo lo vedrai nelle novità beauty. Ho buttato il temperino di Wycon perché si era rotto, perché mi cadeva sempre nel bagno quando lo aprivo, visto che si apre così, questa parte mi cadeva sempre nel gabinetto. Motivo per cui ho comprato questo che si apre quando tu devi svuotare, ma rimane così, vedi? Si apre e si chiude senza che questa parte sia divisa. E quindi questo è di Catrice e l'ho comprato in uno degli ordini che ho fatto da Douglas. Ma poi ti faccio vedere il video delle novità beauty perché ci sono novità da paura. Ho finito uno shampoo Kerastase e uno di quei due shampoo di cui ti dicevo l'altra volta. Quello grigio ce l'ho ancora in uso, che profumi meravigliosi. Questi sono super shampoo, è inutile che ti decanto le qualità perché Kerastase lo conosciamo tutti. Ho solo una cosa da ridire. Signor Kerastase, per favore, questi tappi che si svitano e cadono non vanno bene per noi persone easy. Vanno bene questi tappi qua che fanno click. Questi sono gli shampoo che vanno bene in doccia. Va bene? E quindi questo Matrix ottimo shampoo e ho ancora di là parecchi.
tanto balsamo. Kerastase, ottimo shampoo, ottimo profumo, ottima resa. Morbidi, che mettere il disciplinante dopo diventa quasi un optional. Ombretto Clio, finito, in realtà non so se è finito, anche perché ce n'è veramente poco qua. Cioè, perché siete così, quasi dice tirchi, perché siete così parsimoniosi nelle quantità degli ombretti liquidi? Cioè, veramente poca, pochissima roba. Quanto ce n'è qua dentro? 5 ml, cioè 5 ml è veramente una quantità micrognosa. Comunque, lasciamo perdere le quantità degli ombretti liquidi. Questa era la tonalità bonbon di Clio Makeup. Vediamo se riesce... Sì, qualcosa ancora c'è, solo che si è seccato. Ed è la tonalità leggermente un malva che vira verso il grigio, poi quando viene sfumata nella palpebra diventa sottile, distribuisce bene, ovviamente copre tutti i rossori e le irregolarità di una palpebra che ha una certa età. Insomma, mi è piaciuto assolutamente, solo che fare un ordine, diciamo, solo per un ombretto liquido, tra l'altro ho tantissimi ombretti in stick di Kiko che mi piacciono moltissimo, ma non c'è mai questa tonalità malva. Signor Kiko, prenda provvedimenti. Esattamente come abbiamo finito il profumo, abbiamo finito anche il deodorante di Essentio, che te lo dico a fare, è uno dei miei deodoranti preferiti, insieme a quello di Wild, che ti farò vedere, e sempre nel video delle novità beauty, perché è speciale, e per cui ho anche un codice sconto. Comunque, questo è un deodorante in crema dell'Essentio, che ha lo stesso profumo, e che quindi a noi piace moltissimo, anche perché funziona bene. Vado veloce perché ho terminato. Due detergenti, uno in mousse e uno in crema olio. Allora, questo in mousse è un normalissimo detergente, noi li beviamo, quindi diciamo non ho niente da dire, comunissima mousse. Ma questo, che è olio crema, due in uno, non ho mai creduto nelle combinazioni due in uno, tipo shampoo e balsamo, non funziona, o lavi o ammorbidisci. Questo invece mi ha veramente stupito, perché in una crema all'interno c'è una composizione e una caratteristica che solo gli oli hanno, che è quello di sciogliere velocemente, non come fa un latte detergente, ma come fa un olio, però di lasciare la pelle assolutamente asciutta. Mi è piaciuto moltissimo, questo non è il suo erogatore, perché questo è l'erogatore del mio olio struccante, perché mi è arrivata con la cannuccia rotta. Le ultime due cose, ecco, sono quelle che mi sono piaciute di meno. Non riesco a trovare un buon smacchiatore, questo forse è uno tra i migliori. Ultimamente mi è capitato di dover togliere delle macchie che sono rimaste là. Quindi se avete uno smacchiatore veramente d'eccellenza, scrivetemelo nei commenti. Poi questo sbrodola qua, insomma, non è proprio easy. L'ho finito però con qualche smorfia. E poi questo è il burro cacao dell'estetista Hachinic. Non è finito, ma l'ho messo da parte, non lo userò perché ho ricomprato per forza di cose i miei burro cacao per eccellenza top del top, che sono i Bart Beers. Li ho comprati in diverse chiamiamoli gusti. Quello al miele è meraviglioso e ne ho già consumato uno, forse te l'ho fatto vedere nel video precedente dei finiti, non lo so, comunque è meraviglioso quello al miele, ma mia figlia, che non ama quello al miele, mi ha chiesto di prenderlo in altre profumazioni, in altre fragranze, e quindi ho preso cocco e pera, ho preso melograno, insomma te li farò vedere nel video novità beauty, perché per formulazione sono i migliori burro cacao. E ci sono anche le versioni idea regalo, fatti nelle palline, insomma, veramente tantissime cose di qualità che però possono essere utili anche come pensierini in regalo. Detto questo, questi sono i miei finiti e super consigliati, tranne gli ultimi due,
Io spero di averti aiutato nella scelta dei prodotti su cui magari avevi qualche dubbio. Come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video.